Amici di Planet TV, salve, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Noi siamo a Firenze, siamo in un locale dove ci siamo state mille volte. Perché no, mille e uno? Certo, siamo al Rio Grande, locale brasiliano, tipico brasiliano, dove si sta presentando per l'estate. Noi siamo qua dove c'è la musica dal vivo, c'è la mangiare, si mangia una cosa meravigliosa. Andiamo, vediamo tutto lo spettacolo del Rio Grande, locale tipico brasiliano a Firenze. Isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, já tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado. Abbigliamento vero gaucho. Questo è vero gaucho, che è un foulard questo accessorio. Un foulard gaucho con la fiore dei gaucho, la vera fiore dei gaucho. Qui, allora, il Rio Grande, l'estate è pronta, vero? Quasi pronta. Quest'anno abbiamo delle grosse sorprese. Novità straordinarie. Novità straordinarie. Io ho fatto un gran viaggio anche in Brasile, anche in Asia, grosse novità. Cioè, chi è venuto gli anni passati qua troverà una cosa diversa. Troverà cose diverse, piatti diversi, molta frutta, molti piatti tropicali. Ma anche nell'arredamento, perché l'arredamento è sempre stato bellissimo, straordinario. L'arredamento ci farà un bellissimo arredamento. Ah, sì. Allora l'estate è quasi pronta, molto presto. Andremo fuori, tutto fuori, all'aperto, dove sarà sempre, tutte le sere una festa. Tutte le sere una festa, vi aspettiamo. Che poi io qua so che hai delle persone importanti, qui tutto un tavolo brasiliano, vero? Tutto un tavolo brasiliano. Qui tavolo di una, due, tre, quattro donne e due uomini. In Brasile funziona così, vero? Funziona così. Funziona così. Ma in Brasile sempre, funziona sempre avvantaggiate. Sempre, le donne sono sempre avvantaggiate. Daniela, ciao!
Parli italiano? Parlo un po' di italiano. Un po' più italiano. Sbaglio, allora, parlo. Cantante? Sì. Cantante? Cantante lirica. Lirica, perciò è diverso, cioè non è facile, vuol dire proprio bisogna saper cantare. Non è facile. E tu sei qui in Italia perché? Per cantare. Per cantare, dove canti? Con l'orchestra da Camera di Fiorentina. Ah sì? Sì, sì. Hai fatto un CD? Sì, sì, il mio CD. E come si chiama il CD? Daniela De Carli mezzo soprano, canzoni di compositori italiani, ma francesi, ma anche e canzoni brasiliani. Ma canzoni anche italiane? Sì, Domenico Stradella. Ah, Domenico Stradella. Sì, sì, Pietà Signore, ah. E Debussy, e Gipach. Ce lo fai un piccolo accenno, un piccolo, un momentino? Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire i vostri gli occhi miei dentro di te. Ma vedete, sa l'italiano. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande di sera. Bravissima. Posso? Bacino. Brava! Miss Rio Grande. No. Ciao. Eravamo in giuria. Io e Mingo eravamo in giuria. Abbiamo votato te. Eravamo in giuria. La più bella del Rio Grande. Eccola qua. È lei. È un tavolo di VIP. Come... calciatore. Ah, grazie. Quale? No, più o meno, credo. No. A parte la coda di cavallo. Che è molto più bravo a giocare a calcio di lui. Ci sta, come brasiliano. Sei simpaticissimo. Ti chiami? Emanuel. Emanuel, brasiliano? Brasiliano. Vero, nel sangue proprio. Bravo. Brasile, dove? Spirito Santo si chiama Spirito la città. Santo. Grazie. I tuoi amici? Tutti qui. Presentami. Sì, Giugno è il suo compleanno stasera. Auguri, auguri. Come si dice in brasiliano auguri, buon compleanno? I brasiliani sono. Come si dice in brasiliano buon compleanno? Parabéns. Parabéns, parabéns. E lui? Lui è il nostro amico Alain e Thiago. Buon divertimento. Grazie, grazie. E Ibra, e Ibra. Guarda Ibra. E Ibra. Grande Ibra. Vuoi ballare o parlare? Voglio ballare. Non parli te. Io ti faccio una domanda e te mi rispondi ballando. Vai. Quanto sono bello io? Tanto, tanto. Sei fidanzata? No, single. Devi ballare. Vai. Sei fidanzata? Quelle non fidanzate, quelle non fidanzate vanno. Quelle non fidanzate vanno così. Stai,
Stai cercando un uomo? No, vuol dire no. Ma meglio italiano o brasiliano? Italiano. Allora devi ballare a tarantella, sei italiano. A tarantella. Perché se era brasiliano la samba. Ti rifaccio una domanda. Dimmi. Meglio italiano o brasiliano? Tarantella! Italiano! Ti chiami? Suelen. Suelen. Di dove sei? Sono brasiliana, però abito a Prato. Una delle tante belle donne che troviamo qua in Rio Grande. Eccola qua. Gente, effettivamente non so come mai sei qua. Andiamo a vedere la bella gente. Come mai sei qua? No, cioè, ho qui perso l'elezione. A Rio Grande, hai perso l'elezione. Ero candidato con Prodi. Candidato, ormai non ti hanno. No. Però ancora abbiamo fede. Abbiamo fede. Votate me, lavoro per tutti. Più Pilu per tutti. Più Pilu per tutti. E poi tutto quello che vi serve ve lo diamo. Poi ce lo riprendiamo con calma. Devi spiegare una cosa, lui è un frequentatore del Rio Grande, è un italiano. Come mai tutti i venerdì, tutti i santi venerdì, santi e non santi, anche se non è santo ma ci sei, come mai sei qua? Perché? Perché mi piace. Cosa qua ti spinge qua? Mi spinge, no, non si può dire perché c'è la telecamera, no. Parole televisive. Più Pilu per tutti, no? Perché c'è tanta bella gente, c'è Marco Viciani, no, sempre, ma che no, c'è tante belle donne. No, ora, perché ci sono le donne. Sì. Rio Grande del Brasile, lui non è brasiliano, ma come se fosse un brasiliano. Sì, no, fai vedere adottato. Che sei brasiliano. Vai, balla. È diventato brasiliano. Presentati, lui. Tuo nome? Andrea. E l'Equitalia invece ti chiami? No, l'Equitalia è Ugo. Si chiama Andrea, per l'Equitalia si chiama Ugo. Uno sconosciuto. Ugo. Uno sconosciuto. Aspettavo la tua buonasera. Senti, il locale è più che pieno, non potevi farlo, cioè, più che pieno non si può. Io più di così, tu lo sai, questo è un locale originale brasiliano. L'allegria parte sia dai dipendenti, passa per i clienti,
fino ai proprietari, ai musicisti. Ma anche noi, riprende, anche voi. Anche voi che tutti si divertono. Allegria! Alberto, però dal 24 maggio cambia tutto, vero? Cali Jolly, Cali Jolly. Dal 24 maggio c'è il Jolly nella manica. Cali Jolly. Il locale numero 1 a Firenze. Il locale numero 1 a Firenze all'esterno, il giardino tropicale. Con grandi novità. Si sta lavorando per creare un ambiente unico a Firenze. Unico. Mi hanno detto troverete delle novità. Sia nel mangiare, vero? Sia nel mangiare, la qualità del mangiare. Fino all'arredamento. Avremo una parte del bar che sarà specializzato solo in cocktail di frutta fresca, sia succhi tropicali, tutto roba fresca, con frutta, vali per lì con la frutta fresca. Tutta l'estate, ecco, dal 24 maggio, giardino tropicale, meglio di prima, più di prima, tutto in via del Cavallaccio. Via del Cavallaccio, là dove c'è la multisala, UC Cinema, subito c'è. Appena c'è arrivi Rio, nel parcheggio. Rio! Grande! Grande!